lontano da te. Tu sei buono e dagli amici che tu hai, una bicicletta per il tuo Irish, certamente la troverai, anche se vecchia non importa, anche se vecchia mandala a me, purché mi porti nel tuo giorno fino a te. Signore, io sono Irish, quello che verrà da te in bicicletta. Terra mia, com'è bella la danza. Terra mia, com'è bella la guarda. Su della valle sola alla collina, per le campagne no, c'è più nessuno. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Ogni inverno sembra lo stesso, tutto il giorno può cambiare. Oggi è triste, rimane solo, e questa vita se ne va. E vecchio vanno lì da chiesa, ma grono per piano, e ha paura di stare, caro ci vola sempre. Terra mia, tu sì che ne libertà. Prova, ok. Buonasera a tutti. Dopo l'introduzione musicale di Emilio, che dopo vi presenterò in maniera più dettagliata, passiamo la parola a Desiree, che leggerà un estratto, insomma una lettera, e dopo la ripresenterò. Intanto ascoltate. Grazie a tutti. Le notizie allarmanti ci raccontano ogni giorno, con toni minacciosi, di paura ed odio, il grave problema umanitario dei profughi, che dalle sponde dell'Africa occidentale, affidandosi a mezzi poco sicuri e gestiti da trafficanti mafiosi, si affidano al Mar Mediterraneo per sbarcare sulle coste delle piccole isole italiane, o direttamente sulle coste della Sicilia. Sono esseri umani che sfidano le insidie ed i pericoli connessi ad un viaggio avventuroso. Sognano di entrare in un nuovo mondo, quello italiano ed europeo, dove non esistono le guerre tra le varie etnie, le violenze, i soprusi, la sopraffazione, la schiavitù e soprattutto la fame e la denutrizione. Essi fuggono e sperano di aver messo definitivamente alle loro spalle tutto il male che hanno vissuto. Attraversano chilometri di deserto, su camion sgangherati, seguendo a piedi efferati e miserabili ceffi di carovanieri e di trafficanti di esseri umani, che hanno trovato in loro una miniera d'oro. Li spogliano dalla loro umanità e li riducono in servi e gli schiavi. I migranti sono la parte più sofferente di un'umanità ferita e tradita, che necessariamente invoca accoglienza da chi è stato la causa principale della loro tragedia. Fuggono perché vogliono salvarsi, vogliono vivere una vita come tutti, vogliono la libertà di poter decidere il loro destino con un lavoro dignitoso che gli è stato negato nella loro patria d'origine. Vogliono realizzare questo loro sogno in Occidente e soprattutto in Europa. Vengono in Europa
perché credono fermamente che in essa esiste la convivenza e la solidarietà. Le nazioni europee, tra cui l'Italia, li rifiutano, non vogliono più che sbarchino sulle loro coste, con ragionamenti e divieti che ad uno sprovveduto possono anche essere accettati come verità, ma che in realtà nascondono disprezzo, razzismo e rifiuto del diverso di pelle, e soprattutto egoismo di non voler dividere con altri il di più che la fortuna ha dato loro. Il mare della speranza, con i suoi racconti, offre una dettagliata storia del dramma che questi esseri umani hanno vissuto e vivono. È il dramma di tutti coloro che attraversano il mar Mediterraneo, abbandonando il proprio paese e trovando solo il rifiuto e la solitudine una volta approdati sulle coste europee. Se incappano poi nelle mani delle mafie che pullulano intorno all'affare degli immigrati, allora si apre davanti a loro il dramma della perdizione e la fine di un sogno costato umiliazioni, sfruttamenti e violenze di ogni genere. Nel libro di Giona della Bibbia si trova la risposta a questo dramma epocale di uomini che si mettono in cammino nella ricerca della loro liberazione. Allora, di nuovo buonasera a tutti e benvenuti. Ne approfitto per ringraziare di nuovo Desiree. Le sue parole già lasciano immaginare, insomma, il tracciato che viene fatto in questo libro, che appena io ho finito di leggerlo ho definito, scrivendo un messaggio al professore Toscano, concreto: Il mare della speranza, storia di uomini in cammino. È un libro concreto perché in circa 130 pagine traccia un punto iniziale e finale, percorrendo tutti quelli che sono i problemi, i disagi, gli orrori che vivono questi uomini, spesso ragazzi, donne, bambini, facendo appunto questa traversata, che noi magari spesso non la immaginiamo, non sappiamo cosa c'è alle spalle, li vediamo soltanto arrivare qui, vediamo qualcosa in TV o al telegiornale, ma poi alle spalle di ognuno di loro c'è una storia davvero profonda, terribile, in alcune volte drammatica, che approfondiremo sicuramente. Ne approfitto poi per salutare e ringraziare anche Emilio Verrillo, molti di quelli che stanno qui lo conoscono. Per chi magari però ci sta seguendo in diretta, perché c'è anche una diretta in corso con persone che magari ci stanno seguendo dal centro, dal nord Italia, in qualche parte d'Europa, questo non lo sappiamo, è comunque un artista, un musicista, un cantastorie qui molto conosciuto e anche non soltanto qui. Un applauso. Come? Anche a Casanova, ok. Detto questo, presento subito i presenti a questo tavolo: c'è il sindaco, ingegner Giovanni Erasmo Fava, la vice sindaco, professoressa Maria Palmina Manica, e Don Valentino Simoniello, il parroco. E ovviamente c'è il professore Giuseppe Toscano, col quale approfondiremo tutto, toccheremo tutti i punti del libro, tutte le tematiche, diciamo, da lui trattate. Ne approfitto per salutare anche l'assessore, vedo che ci sono anche altri presenti, amministratori presenti qui in platea. Ok, detto questo passerei subito la parola al sindaco. Sindaco, ovviamente dici ciò che vuoi, se riusciamo. Io vorrei che questa serata fosse improntata in qualche modo, sia fosse legata in qualche modo al fatto che Falciano ha avuto la fortuna di avere in questo piccolo comune, perché siamo circa 3.000 anime, qualcosa in più, qualcosa in meno, un centro di accoglienza dove per circa 3 anni, qualcosa in più, forse sono transitati molti di questi ragazzi. E quindi ovviamente faremo in modo anche di collegare quello che, di cui il professore parla nel libro, a questa nostra esperienza, che poi tutto sommato è stata per alcuni versi positiva. Grazie. Grazie a te Giuseppe, grazie, e grazie innanzitutto al padrone di casa, il professore Toscano, per il gentile invito. Siamo qui questa sera per presentare il libro del professore Toscano, uno dei tanti lavori del professore Toscano. Un lavoro però un po' diverso dagli altri, perché tratta un tema che è quotidiano ormai, di cui ne parliamo tanto, un tema importante che riguarda la dignità e il diritto di vivere di ognuno di noi, e c'è il tema dell'accoglienza, lo diceva bene prima Giuseppe.
Io, professore, ho letto già qualche mese fa il suo libro, appena lei, appena voi mi avete dato una copia, non ho avuto modo di, ma soprattutto non ho voluto neanche parlarne prima e esprimere le mie considerazioni su quanto ho letto. Lo volevo fare qui questa sera pubblicamente e davvero voglio congratularmi con voi, perché in questo libro voi avete avuto il coraggio e la volontà di narrare varie storie, ma soprattutto di utilizzare un linguaggio anche crudo, diretto. Ed è quello che mi ha sorpreso di più quando ad esempio voi parlate delle violenze, e lo ribadite tante tante volte nel libro, le mettete in evidenza, violenze di ogni tipo, violenze sessuali, violenze fisiche, violenze psicologiche, che questi giovani, che questi uomini, che questi nostri fratelli quotidianamente sono costretti ad affrontare, con la speranza di poter essere messi in un barcone, lasciare il loro luogo e trovare nell'Occidente la loro libertà. Però vedete, noi certe volte, mi metto a pensare, e probabilmente, ripeto, con la nostra indifferenza, delle volte noi non siamo diversi rispetto a quelle persone, perché il fatto che noi lasciamo morire quotidianamente questi nostri fratelli nel mare, li lasciamo al proprio destino, o peggio, nel momento in cui riescono ad arrivare in Italia, li sfruttiamo, li diventano manodopera della criminalità organizzata, oppure divengono oggetto di caporalato, noi in un certo senso non siamo diversi da chi ha perpetrato in passato queste stragi. Anzi, forse siamo anche peggio, perché noi non abbiamo neanche il coraggio delle proprie azioni. Ci giriamo la testa, spegniamo la TV, preferiamo non parlarne e quindi in un certo senso vogliamo sentirci a posto con la nostra coscienza. Invece questo io credo che non possa accadere, nel 2021 una cosa del genere non può accadere. Di questi temi dobbiamo parlarne, il professore Toscano ne parla in questo suo libro e lo fa in maniera, ripeto, molto diretta. Vi invito veramente a leggere questo libro, perché vi posso garantire che appena ho finito di leggere questo libro, come diceva anche Giuseppe, dentro di me si sono aperti comunque anche degli stati d'animo contrastanti, in un certo senso riflettendo. Professore, non ho letto chiaramente alla fine con piacere, perché alla fine, quando ho finito di leggere il libro, ero turbato innanzitutto con me stesso, perché poi qui vengono raccontate delle storie, utilizzate nomi diversi, ma sono delle storie di ragazzi che io ho conosciuto, quindi la nostra piccola Facciano. Quindi mi rendevo conto e pensavo ad ogni ragazzo di quello, dico, ma può mai essere che questo ragazzo per venire qui ha dovuto affrontare tutto questo? Cioè, allora questo credo che deve poi portarci ad ognuno di noi ad essere attori protagonisti su queste cose. Spesso viviamo la nostra vita parlando di utilità e sul diritto invece della vita che ognuno di noi deve avere non lo facciamo. Quindi io vi invito innanzitutto a leggere il libro, partire anche da questo libro. Dobbiamo organizzare anche una serie di incontri per sensibilizzare soprattutto i più giovani su questi temi. Abbiamo il coraggio di chi è razzista di controbatterlo sui marciapiedi, così come quando litighiamo per una squadra di calcio, per lo sport, per l'autopolitica. Abbiamo il coraggio anche di isolare queste persone, di chi oggi purtroppo ancora ha l'idea del razzismo, ha l'idea che chi è di un'etnia diversa va lasciato a se stesso. Dobbiamo controbattere questi atteggiamenti. Quindi mi sono dilungato, scusatemi, io dovevo essere veramente solo un saluto, però credo che su un tema del genere noi non possiamo, ripeto, essere indifferenti. Chi è indifferente su un tema del genere, lasciatemi parlare, lasciatemi passare il termine, forse anche un po' brutto, un vigliacco. Quindi grazie ancora a tutti per aver avuto la sensibilità questa sera di essere qui presenti e ancora un bocca al lupo al professore per i tanti lavori che lui sicuramente porterà a termine oltre questo, perché professore, voi dovete sapere che mentre scrive il libro già gira per il paese reperendo altre informazioni, perché sta scrivendo un altro libro. Quindi lui alla sua età è da insegnamento a tanti giovani che hanno invece sono molto più apatici. Grazie a tutti e buon proseguimento.
questo è un elemento che tratteremo, no? Perché il professore che scrive un libro esercita un lavoro giornalistico dettagliato, fa una raccolta di dati, di punti esagerata, dopo infatti questa sarà una delle domande. Passo subito la parola alla vice sindaco, professoressa Marina Palminovanta. Grazie, scusate, mi resto seduta perché preferisco guardare meglio di più quando la seduta, l'età me lo consente. Quella che cerca e invece rimane con la mano in bocca, e questo è così triste, così terribile, perché immedesimiamoci in questa gente. Se noi ci immedesimiamo in questi, vediamo come i nostri connazionali che sono stati emigranti per anni e tuttora c'era ancora qualcuno, ma la Svizzera, la Germania, quanti ne ha visti dei nostri connazionali che emigrati hanno sofferto, non dico come, ma hanno avuto sofferenze terribili, perché è difficile incontrarsi e non scontrarsi con culture diverse. Anche noi abbiamo paura, diciamo, siamo diffidenti nei riguardi degli altri, del diverso. E questi ragazzi di colore, quando sono stati qui da noi, e io sono venuta a salutarli, ti ricordi quella occasione che tu mi hai fatto conoscere la struttura che era ben organizzata, c'era una persona responsabile che li seguiva. Però questi ragazzi comunque avevano un atteggiamento di apatia totale e poi di diffidenza, perché c'è anche quel gap linguistico che non riesce a dirci, non c'è la comunicazione diretta, la lingua ci allontana, oltre alle culture dirette, però la lingua proprio, e la lingua è il nostro mezzo di comunicazione più efficace, e se non riesci a comunicare con l'altro, tieni tutto dentro perché non puoi parlare e non ti fidi neanche, così come noi non ci fidiamo di quelli che arrivano, sono neri, sono diversi, sono tanti, e ci sentiamo un po' offesi, no? Ci sentiamo un po' come aggrediti, ma questo è l'errore più grande, perché noi come esseri umani dobbiamo cercare invece l'integrazione, il senso di accoglienza, la nostra umanità, ce la mettiamo sotto i piedi in questo senso, e questa è la riflessione forte che viene fuori dal libro, no? Questo senso nostro, la dignità umana che si perde, questo, il fatto che non riusciamo a dare agli altri quelli che noi vorremmo per noi stessi. Passo la parola a Don Valentino Simonetti. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, soprattutto grazie per l'attenzione anche nei confronti da sempre da parte del professor Toscano, sia nel presentarmi sempre in anteprima un suo testo, ma anche per come riesce con eleganza poi a rendermi sempre partecipe di tante situazioni, e quindi questo, diciamo, mi fa piacere, lo ringrazio per la stima e l'amicizia reciproca. E ho accolto con piacere questo invito perché leggendo il libro è emerso, diciamo, come queste storie tocchino sia l'anima che il cuore, e come da parte mia che è importante darne, o meglio invitare ad una lettura, se vogliamo anche di fede, di queste storie, perché io non posso dimenticare ciò che è avvenuto nel nostro contesto, un testo cosiddetto cristiano, in certi momenti in cui dovevamo accogliere o non accogliere, e quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in parte o non in parte anche come cristiani. Questo resta nella storia, resta scritto, e chi crede resta scritto anche nel cuore di Dio, ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto. Al di là di tutte le resistenze, le paure, i timori che poi si sono rivelati infondati. Oltre a questo ringrazio sempre per questo momento, perché fare un po' di cultura non guasta mai, quantomeno parliamo di qualcosa che conosciamo e non magari continuare a stordirci di Facebook, dove spesso si parla ciò di cui non si conosce, e su quello bisognerebbe tacere più che fare
agitatori, insomma, non voglio aprire polemiche, ma credo che siano molto più importanti questi momenti dove ci si guarda in faccia, parliamo di un qualcosa che conosciamo e condividiamo pensieri. Vorrei, diciamo, introdurre il professore dicendo che forse il compito di uno scrittore che affronta questa tematica è anche e soprattutto questa, cioè svegliamoci e capiamo realmente cosa vuol dire l'immigrazione. Passo la parola al professor Giuseppe Toscano. Chiedo scusa, anche io sto seduto così posso dialogare meglio in certi momenti. Io nel sentire, diciamo, tutti gli interventi sono rimasto abbastanza colpito, ma soprattutto non credevo che questo mio lavoro suscitasse tanti interrogativi, ma soprattutto provocasse anche qualche crisi di coscienza. Le parole che sono state dette sono parole, diciamo, tutte condivisibili. L'apertura a quello che è anche il sentimento che ognuno di noi deve avere nei confronti dell'immigrato, nel senso che è un fratello dal punto di vista cristiano, credo che sia un'aggiunta alla crudezza con cui io ho trattato alcuni episodi che il libro, diciamo, propone. Detto questo, volevo dirvi, qui nessuno vuol peccare di pietismo, sottolineo questa parola pietismo, perché arrivato un certo momento il pietismo significa commuoversi in quel momento, dire qualche parola così di buono per convincere qualche d'un altro, e poi come l'acqua che scorre dalla montagna passa su queste pietre e si perde nel tempo. Il libro racconta quello che è la cruda realtà, perché è un rapporto di testimonianze di giovani, di famiglie che arrivato un certo momento hanno lasciato il segno anche nei luoghi dove sono stati. Detto questo, prima di passare, approfondisco poi la domanda che mi ha posto il giornalista Giuseppe Nicodemo, io voglio ringraziare, un po' di ringraziamenti, perché poi alla fine tutto finisce sempre in un modo, diciamo così, molto estemporaneo, e quindi non è il tempo così di ringraziare. Io ringrazio sempre l'amministrazione comunale. Tra virgolette, sono miei amici, questo nessuno lo mette in evidenza, nessuno lo vuol disconoscere, sono i miei amici, abbiamo fatto tante cose insieme, però ho visto in quest'ultimo tempo, pur presi da tanti problemi, grossi problemi, e questa sera mi dispiace parlare qui davanti a voi, vedendo la nostra grande bellezza, che è la nostra montagna, diciamo, in fuoco. 3 anni fa io scrissi un bellissimo articolo, che forse Giuseppe se lo ricordo, la grande bellezza che ci stanno togliendo via e ci stanno distruggendo. Certo? E io ho promesso a Giuseppe che scriverò un'altra lettera al direttore che lui mi pubblicherà su questo argomento. Ora, detto questo, questa amministrazione che ha sfidato un pochettino anche l'indifferenza. Guardate, organizzare, diciamo, 2 presentazioni di un libro a Falciano è una cosa abbastanza un po' difficile da far passare, però la questione è che con caparbietà l'amministrazione ha sponsorizzato, sostenuto, dato il suo patrocinio, messo a disposizione tutto quello che poteva mettere a disposizione, questo è indice, diciamo, di grande civiltà. È indice, diciamo, di disponibilità nei confronti del proprio paese. E sicuramente senza il loro aiuto questa sera ci saremmo visti, diciamo, in un altro posto, ma non ci saremmo visti a Falciano. E questo mi sarebbe dispiaciuto, perché io credo che sono un uomo di questo paese e devo lavorare per questo paese ancora per quanto posso. E che è arrivato un certo momento sarebbe stato tradire questo paese, presentare questo libro altrove. Quindi io, e
chiaro che forse nel mese di settembre devo andare al nord e quindi anche lì mi aspettano per parlare di questo libro. Devo ringraziare, diciamo, anche le persone che si sono rese disponibili, che hanno, diciamo, anche di fronte a un tema così difficile, hanno dato la propria disponibilità nel dire fai una cosa buona, quindi se hai bisogno io sono qui. Quindi ringrazio, diciamo, le cantine di Falciano. Sembra una cosa strana, diciamo, mai presentate un libro sull'immigrazione e però presentate pure il vino, no? Noi siamo in diretta, quindi io saluto anche coloro che oltreoceano, diciamo, al nord dell'Italia ci stanno seguendo, li ringrazio che è arrivato a un certo punto, dedicano qualche minuto o qualche mezz'ora a questo incontro, perché io credo che far vedere un poco che questo paese è vivo attraverso un prodotto che è l'eccellenza di questo paese, ricordatevi, e questo dobbiamo ringraziare il sindaco, che il nostro territorio è stato messo nel catalogo della regione tra i beni immateriali dell'umanità, che se noi spingiamo un poco e se noi ci crediamo, questo nostro territorio potrà assurgere anche come bene immateriale dell'UNESCO, però bisogna crederci e lavorarci e non lasciar perdere lì le cose, iniziate bene e speriamo che finiscano bene. Ecco perché abbiamo messo anche il vino, anche perché è la nostra eccellenza e i nostri compaesani che ci vedono da lontano in diretta possono dire finalmente Falciano si ricorda di avere qualche cosa di importanza da proporre a tutti. Io ringrazio, diciamo, Valentino, che è stato così gentile, è voluto, diciamo, onorare della sua presenza, anche perché quando Valentino ci lega un rapporto, diciamo, molto, molto profondo, ci guardiamo negli occhi, mi sento le sue prediche, ci rifletto sopra, delle volte mi fanno anche pensare, quindi è arrivato un certo momento, non annuisco solamente, ma sono di insegnamento anche un pochettino alle mie vite. No? Detto questo, ci siamo avuti qua, ma questo paese non è stato così gretto, così chiuso. Dopo i primi giorni mi ha sorpreso di vedere su Facebook due nostri amministratori che erano andati, diciamo, nello SPRAR qui vicino e giocavano a biliardino, diciamo, con i ragazzi, diciamo, del centro. Questa è una grande cosa, cioè significa che noi viviamo in un paese che è arrivato a un certo punto, non è egoista, è difficoltoso a far capire, diciamo, il significato profondo delle cose, però non è egoista. Come sono rimasto colpito? Poi tra le altre cose, io quella sera ho scritto, un giorno dopo, anche una lettera, diciamo, all'inviato che venne di Italia 1, non so chi sia, eccetera, eccetera, e cui io gli ho detto di tutti i colori, però arrivato a un certo punto non ho avuto nessuna risposta. Un'altra cosa che mi ha colpito pure è stata l'accoglienza che ha fatto la chiesa di Falciano tramite il suo parroco nell'accogliere, nel far vivere una serata, diciamo, conviviale, che poteva portare delle difficoltà, ma fu una serata bellissima con questi ragazzi, venendo ospitati nell'oratorio per una serata così di tranquillità e di conoscenza in un certo momento. Quindi un paese che ha avuto il problema, un paese che l'ha risolto il problema, un paese che poi ha lasciato anche attraverso i personaggi che sono vissuti qui e che sono anche personaggi del libro, hanno lasciato un segno in questo paese. Poi tra le altre cose ci sono stati dei momenti in cui queste cose le ho anche discusse e io ho la sfortuna, diciamo, delle volte la storia si mette sempre di fronte a delle situazioni, delle volte così, che uno non se l'aspetta. Ho avuto la fortuna, io ho parecchi amici miei che sono sindaci al nord dell'Italia, i quali, avendo letto Il sapore del pane, che è stato il primo libro, dove io parlavo di una cosa che forse nemmeno voi lo sapete,
è stata così importante per Falcianellone, ma però è così, si è dileguata nel tempo, si è sciolta nel tempo. Parlavo della lotta contadina che fecero i nostri contadini di Falciano nell'occupazione delle terre incolte, diciamo, al sud, diciamo, del paese, vicino alla stazione, eccetera, Cappella Reale, eccetera, da quelle parti, quelle furono le terre occupate, no? E dove io trattavo di un personaggio che forse nessuno più se lo ricorda, e era che per evitare che Canzani fosse arrestato perché portava la bandiera per occupare queste terre, e lei prese, una donna prese questa bandiera e guidò alla conquista di all'occupazione di queste terre, in corte, no? Si chiama Argentina Bisaduro, e perché io ogni tanto quando vado al cimitero a trovare qualche mio caro, io ci passo vicino e la ringrazio perché è stato un esempio allora di Falciano. Però si è dimenticato. Questi miei amici sindaci hanno detto: ma scusa, ma tu hai raccontato bene tante cose, hai avuto il problema degli immigrati al tuo paese, noi l'abbiamo pure avuto, mettiamo insieme questa esperienza e cerchiamo, e cerca tu che sei bravo a scrivere questo libro. Quindi è stato tutto un lavoro di ricerca storica, di incontri con questi ragazzi, di registrazione, come sto registrando questa sera, di incontri, e vi devo dire le difficoltà che ho trovato pure a registrare, a sentirli, perché erano cose drammatiche. Quello che ho riportato nel libro è un po' la superficie del dramma che questi ragazzi hanno subito. Amici cari, sentire un ragazzo dire mi hanno evirato, vedere un ragazzo che portava ancora i segni della prigionia ai polsi e ai piedi, guardate, è una cosa che è arrivato a un certo punto, non si sente tutti i giorni e non si vede tutti i giorni. E anche indice di drammaticità di un passaggio epocale che è incontrovertibile. Giustamente Don Valentino ha fatto un approfondimento. Tutti siamo migranti. Il nostro padre Abramo è il primo migrante, fratello di Ur, è partito e è andato per trovare la terra promessa. Poi anche gli altri, Egitto, diciamo, sino ad arrivare, diciamo, poi ai migranti della morte che sono i migranti della Shoah, perché anche loro sono migranti della morte. E allora mi sono messo di buona intenzione e è uscito fuori questo libro, che secondo me non è un libro che porta soluzioni. È un libro che deve far pensare il ragazzino della scuola media, il ragazzino che va al liceo, i giovani universitari, gli intellettuali del paese, gli uomini della strada che sentono questi problemi, perché arrivato un certo momento fare un atto di civiltà, che è quello di pensare che dietro un ragazzo di colore o di pelle nera che noi vediamo per strada, immaginiamo la storia che ci sta dietro, arrivato a un certo momento ci deve far pensare che dobbiamo cambiare il nostro così interesse e anche il nostro giudizio sul problema dell'immigrazione. Io vi ho portato anche alcuni dati, poi ne parleremo anche in seguito. Guardate che arrivato a un certo momento noi italiani siamo troppo allarmisti. Perché? Perché giustamente il sindaco l'ha detto precedentemente e io condivido, perché si è politicizzato il problema. L'ISPI, l'Istituto Superiore di Politica Internazionale, ha pubblicato gli ultimi dati il 17 di luglio e guardate che noi non siamo tanto ingoiati come ingoiata la Spagna, come ingoiata la Francia, come ingoiata tutta la zona balcanica. Guardate che è arrivato a un certo momento, c'è una differenza, un gap differenziale di quasi il 20% di immigrati che ha la Spagna in più, diciamo, dell'Italia. L'unico problema
è che arrivato a un certo momento siamo egoisti, non sappiamo come sistemare, diciamo, e come accogliere, ecco, l'accoglienza, questi nostri amici che partono. Il libro racconta la partenza, la triste partenza di questa barca, tutto quello che è accaduto in quella barca, tutta la ricerca che è stata fatta da parte di questi giovani che sono così entrati in Italia. 2 o 3 sono stati regolarizzati, altri sono ancora, diciamo, degli sconosciuti per la legge italiana. Devono essere rimpatriati dopo 7 giorni perché sono entrati in CIE, centro diciamo, di espulsione, però stanno ancora in Italia, però sono arrivati a un certo punto, rimasti così, così senza controllo. E di cui uno, e vi racconto questo, importante che ci viene trasmessa dai canali più grossi che sono i telegiornali, insomma i TG televisivi sulle reti nazionali e private più grandi, forse questo è passato in secondo piano, soltanto negli ultimi 8-10 giorni vedo che se ne parla, no, al telegiornale, che... ma in realtà c'è stata una crescita dal 2019 ad oggi costante, semplicemente però, ecco, e qui si ritorna anche a quello che ha detto il sindaco all'inizio, che ha ribadito il professore poco fa, quello che dà fastidio e che forse quello di cui tutti dovremmo renderci conto è il problema fondamentale, è quando si cerca di politicizzare il problema, quando non serve quell'emergenza non se ne parla, quando serve se ne parla, quando c'è il Covid magari da un punto di vista di comunicazione, di impressione, no? Della notizia è più forte dell'immigrazione, quindi entra, diciamo, passa in secondo piano, quando il Covid va diciamo scemando e c'è un periodo di zona bianca generale, allora si parla un po' di immigrazione, poi vediamo a settembre cosa succede, decideremo se tornare sul Covid, questo è un danno. Questa è anche una piccola analisi che faccio io guardando, diciamo, quotidianamente le notizie, i numeri e i dati, e questo è molto problematico. Professore, io però vorrei ritornare su quella che era la seconda domanda. La raccolta delle fonti, delle testimonianze, sono state, entro proprio nel tecnico, sono state soltanto chiacchierate, passeggiate o c'è stato anche altro? Quanto tempo anche, vorrei sapere, ha impiegato per raccogliere le testimonianze riportate in questo libro qui a Falciano del Massimo? È una domanda abbastanza difficile, però cerco di dare una spiegazione così logica. Bisogna immaginare che questo libro è nato 2 anni fa, perché io ho ricevuto una telefonata di questo sindaco che mi ha detto: guardi, io ti ho mandato tramite posta elettronica una storia di un ragazzo, vedi tu cosa ne vuoi fare, ecco. E allora io ho iniziato a fare un certo tipo di ricerca. Intanto io incontravo per strada qui i ragazzi che stavano a Falciano, ho avuto 2 o 3 colloqui, diciamo, con i ragazzi che stavano, diciamo, nello SPRA qui a Falciano, nella struttura a Falciano. E io credo che per fare un libro di, non dico di denuncia, ma di testimonianza attiva e di valore sociale, generalmente la prima notizia è quella che tu, arrivato a un certo punto, non la devi cogliere per bene, devi ritornare sulla notizia, però dopo che uno si è fatto certo che la notizia è interessante, bisogna passare alla controprova, cioè di verificare se quello che è stato detto è vero oppure è stato inventato, soprattutto per quanto riguarda gli immigrati, che spinge, quando uno vede un ragazzo sofferente, che spinge a quello che è la pietà umana, non dico la pietà cristiana, però perché è cristiano la pietà cristiana. Dunque sono stati circa 8-9 mesi di incontri, di discussioni, soprattutto di registrazioni, di aver fatto sentire le registrazioni, di trovare l'accordo sulle cose che è arrivato a un certo momento si voleva scrivere, e anche di avere, io ricordo per i 2 ragazzi di Falciano c'era un responsabile, Mamadou, se mi ricordo molto bene,
ebbi anche l'autorizzazione a poter pubblicare quello che arrivato a un certo punto questi ragazzi mi dicevano, no, mi raccontavano. Poi tra le altre cose, quello che poi mi ha spinto di più è stato l'esperienza che ha avuto un giornalista italiano dell'Espresso di essersi camuffato, diciamo, da migrante e di aver fatto tutto il viaggio che fa un migrante. Quindi dico, arrivato a un certo momento ci sono questi casi di Falciani, ci sono questi casi diciamo di San Giorgio Canavese, di Alessandria, eccetera. Ho voluto approfondire maggiormente, diciamo, la problematica e poi è uscito fuori un libro. Ci sono voluto 2 anni per scrivere questo libro. E vi voglio anche raccontare un'altra cosa. Generalmente quando uno scrive un libro diciamo l'editore preferito, io ho Bookstream perché sono persone che conosco, perché appartengono al mondo del sociale, il proprietario è uno, diciamo, che viene dalla scuola di Muccioli, quindi arrivato a un certo momento è una cosa importante per me sostenere questa casa editrice. E mi fu detto, mandale un'altra casa editrice, io l'ho mandato. Però sapete molto bene, quando uno scrittore non troppo conosciuto come sono io manda il libro, ti prendono quasi per morto di fame, ecco. Allora, a un certo momento, io aspettai il tempo dovuto e allora disse alla Bookstream, andiamo avanti con l'edizione. Mi ha telefonato personalmente il responsabile di Albatros, una casa editrice abbastanza pesante in Italia, no? Su per giù un po' come Adelphi, quello che è morto l'altro giorno, il proprietario di Adelphi, e mi ha detto, guarda, noi abbiamo letto il suo libro, ci deve mandare subito, diciamo, in nulla osta, perché dobbiamo pubblicare, perché è di interesse nazionale, è molto importante. Io ho detto, guarda, mi dispiace, siete venuti in ritardo, e ricordatevi, non trattate mai da pezzenti gli autori che non sono troppo conosciuti. Ha detto, la prossima volta me lo manda subito, io non glielo manderò, quindi, perché è una cosa importante questo per me. Quindi quando poi ho realizzato il libro, io l'ho fatto leggere a 2 di questi ragazzi e loro si sono troppo commossi, cioè loro sono rimasti e dice, ma tu hai avuto il coraggio di scrivere certe cose che noi ti abbiamo detto di farlo, soprattutto tutta la storia di Ben, che è una storia drammatica, brutta. Voi immaginate, questo ragazzo è stato sodomizzato dallo zio, è stato, diciamo, violentato, ma d'altre cose è stato per 2 anni guerriero di Boko Haram, cioè quel signore della guerra a cui noi italiani vendiamo le armi. Poi vi dico qualche cosa sull'importazione ed esportazione, diciamo, con la Nigeria. Bambini che ammazzavano, diciamo, gli adulti, cioè guerrieri bambini. E lui è arrivato a un certo momento ed è scappato, però quando stava in Italia lo hanno ricercato di nuovo e lo stavano prendendo di nuovo per riportarlo, diciamo, in Nigeria, perché Boko Haram voleva che lui sostituisse lo zio Malik nel rapporto con alcuni italiani che dovevano vendere le armi, diciamo, in Nigeria. Vi voglio leggere un dato solamente, tanto per dirvi. L'economia di questi paesi, no? In Nigeria, noi abbiamo importato, la Nigeria ha importato dall'Italia per 938 mila milioni di euro. Ha importato dall'Italia. Sono state esportate merci per 786 milioni di euro, però le cose più importanti, noi compriamo dalla Nigeria la loro sopravvivenza, la loro vita, il petrolio, forse è passato in silenzio la questione dell'ENI, del processo all'ENI, eccetera, era la questione, diciamo, del petrolio della Nigeria, e soprattutto il carbone coke, che è molto, diciamo, presente in Nigeria, e i prodotti minerari. Se noi andiamo a vedere quello che noi abbiamo esportato, la regione più importante che ha esportato di più in Nigeria è la Lombardia. E se noi andiamo ad ancora approfondire, fai questa indagine tu che sei giornalista,
è la regione dell'Alto Bergamasco dove ci sono la fabbrica delle armi. Quindi arrivato a un certo momento, io mi meraviglio, è mai possibile che arrivato a un certo punto alcune persone che si ergono a difesa di quello che è l'italianità si permettono poi di trattare così gli immigrati? E tra le altre cose, in alcune fabbriche ci sono anche degli immigrati che producono le armi, che aiutano la produzione delle armi, che si permettono, diciamo, di trattare male così gli immigrati, da farne quasi una crociata. Quando poi loro reggono la propria economia, alcune zone dell'Italia del Nord, proprio nel commercio delle armi. Beh, ma già, come scritto nel libro e come sappiamo, vedendo ciò che accade nella traversata, cioè degli accordi, diciamo, no? O di queste precedenze fra barche e barconi che ci sono, fra le coste della Libia e le prime coste d'Europa e quindi quelle italiane, è da ciechi o da stupidi immaginare che non ci sia un minimo di contatti o di accordi fra le due parti. Detto questo, professore, non lo so se abbiamo tempo per qualche altra domanda. Io mi ha colpito molto nella parte del libro, ora la buttiamo un poco più su una parola del titolo del libro, no? La speranza. C'è una parte del libro in cui si parla di questa partita di calcio e condivisione della popolazione e delle sofferenze dei migranti. E questa è una cosa bella che mi ha veramente fatto ricordare un periodo in cui qua a Falciano, a Falciano sono stati fatti tantissimi protocolli d'intesa, grazie proprio all'amministrazione comunale, al parroco, a Don Valentino e a molte altre associazioni. Fra questi protocolli d'intesa c'era, ora non ricordo l'associazione come si chiamava, però c'era un protocollo d'intesa con un'associazione che aveva dei campi da calcio, da tennis, non ricordo, comunque si giocava spesso e c'erano questi incontri di calcio. Insomma, erano momenti, professore, di vicinanza, no? Momenti in cui ci si mischiava con più facilità. Questo è un esempio magari anche banale, ma che può dare la speranza, no? E poi ovviamente c'è il fatto che molti dei ragazzi che stavano in questa struttura girano ancora per Falciano, molti lavorano ancora a Falciano, fortunatamente con un permesso di soggiorno, con una carta d'identità, con una residenza, con un codice fiscale, una tessera sanitaria, un'assistenza sanitaria, insomma non è cosa da poco. Sono questi forse i piccoli aspetti, no, speranzosi da cogliere in questo grande calderone di storie e testimonianze purtroppo brutte e tristi. Ma io ho sempre pensato che la speranza ci deve sempre sostenere anche nei momenti più difficili. In questo viaggio per avere la carta d'identità ed altro, e la questione fu che quanto questi ragazzi andarono, diciamo, in città, è come se da Falciano vado a Caserta, videro i loro amici che vendevano, però loro avevano un atteggiamento un po' differente nei confronti della popolazione, e videro che c'erano dei ragazzi che li presero in giro, ma soprattutto comparve un pallone e videro che questi ragazzi sapevano toccare il pallone, ecco. E allora cosa pensò Mario, questo nome immaginario di questo operatore culturale? Pensò di andare in un luogo abbastanza, diciamo, aperto alla socialità e aperto all'accoglienza, che era la chiesa, il parroco del paese. E il parroco del paese disse: succede quel che succede, se questi sanno giocare a pallone, facciamo una partita a pallone, vediamo chi vince. Ci furono questioni, diciamo, come ci si doveva comportare, eccetera, eccetera, però si verificò che i nostri ragazzi, i ragazzi di colore, vinsero la partita di pallone. E questi, arrivati a un certo punto, aprì a quello che era l'accoglienza di un paese. Cioè, io sono vissuto al nord per parecchi anni, so un po' l'ambiente del nord. Cioè, vedere che l'intero paese, guidato dal parroco, guidato dal sindaco, guidato anche dalle varie associazioni che si rifacevano
alla, diciamo, all'accoglienza cattolica, cristiana, eccetera, però a parole dicevano sì, però se era possibile meglio mandarli via a un certo momento, come è accaduto pure a Forciano, si pensava così. Arrivato a un certo momento ha aperto la porta sino a fare in modo che alcune piccole aziende del paese, soprattutto le aziende agricole, un'azienda di trasformazione, diciamo, del latte, non hanno mai voluto, e stanno ancora lì alcuni ragazzi, che questi ragazzi abbandonassero il paese, e quindi hanno avuto tutti i riconoscimenti dovuti, quindi la speranza c'è. Io credo che la speranza c'è, però c'è pure, anche aggiungere, la speranza è anche noi stessi. Dobbiamo cambiare anche noi un poco nei confronti di quello che ci sta intorno, bisogna capirli e comprenderli di più. Ecco. Prima di chiudere volevo fare un altro ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa battaglia, perché scrivere un libro, soprattutto questo libro è stata una battaglia dura. Avevo dimenticato un mio amico che non vuole essere ricordato, che mi segue sempre, e che stasera ci fa anche, oltre alle cantine che abbiamo, di cui il nostro vino è famoso e quindi noi lo sosteniamo, che ha voluto portarci anche 4 bottiglie di vino per ben augurarle, diciamo, alla riuscita, diciamo, del libro. Il sindaco ha detto una cosa molto importante prima: ci sono in cantiere altri lavori, speriamo di poter vivere un pochettino, qualche anno in più, e di poterle pubblicare in un certo momento, perché questa è una cosa. Però non abbandoniamo le speranze. Però io vi dico questo: di fronte a queste tematiche qui non bisogna chiudersi, bisogna aprirsi, capirle e cercare di portare il proprio contributo piccolo, che può risolvere piccole cose che per loro è una grande gioia. Cioè, vedere sorridere questi ragazzi perché c'è stato un italiano di pelle differente, di religioni differenti, questo è anche importante. Dice: io ti stimo perché io credo, diciamo, in Allah, sono musulmano, però tu sei un grande cristiano perché rispetti la mia religione. Questa è una cosa importante, cioè rispettarli per essere rispettati. E poi noi dobbiamo anche restituire qualche cosa che abbiamo rubato a queste persone, li abbiamo depredati. Voi immaginate che alla periferia di Benin City c'è un luogo, una discarica, dove trovate le nostre lavatrici, i nostri televisori nuovi, perché loro non hanno la corrente elettrica per fare l'accendere. Mentre invece Boko Haram fa razzia, diciamo, di milioni di euro, di dollari, vendendo di nascosto, diciamo, il loro petrolio alle multinazionali europee. Grazie, io volevo soltanto ringraziare, fare delle precisazioni sull'evento e ringraziare, volevo farlo all'inizio, però subito dopo l'intervento del sindaco la discussione è diventata subito molto molto, diciamo, profonda, e quindi non volevo, diciamo, spezzare, però ci tenevo a sottolineare che l'evento è patrocinato, questo evento, e speriamo se ne ripetano altri come questo, è patrocinato moralmente dal comune di Falciano del Massico, ed è stato, diciamo, organizzato con un grande lavoro dal professore, con il polo culturale, e poi dall'associazione Terra del Falerno, che sta lì e sta facendo anche la diretta. Abbiamo cercato di dare una mano anche noi con delle portazioni, insomma, con piccole pubblicazioni, anche con la nostra presenza qui, speriamo gradita, e tocca sicuramente ringraziare anche tutte le cantine che hanno partecipato: Cantina Santoro, Cantina Zannini, Cantina Papa e Cantina Regina Viarum, come potete vedere qui accanto, e come ha detto il professore, anche per, diciamo, il dono, no? di queste altre bottiglie di vino che stanno qui. Io spero vivamente che eventi come questo vengano replicati. C'è stato un evento simile con la presentazione di un altro libro del qui presente Leone Novello Genuino qualche giorno fa, circa 8-10 giorni fa. Ci sono scrittori a Falciano, e quindi questa è una cosa importante, e speriamo che riusciamo a presentarli tutti. Ok, grazie, grazie della presenza e buona serata.
Aspettate un po', ci sono due giochetti, dai. Ci sono due giochetti, dai. Ci sono i libri che sono la resta. Grazie.